Giomborno ragazzi, giomborno e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti e benvenuti in un video lo compri, anzi lo ricompri perché già era della Juventus o lo passi. Con Luca Ortelli, ma che ci fai qui? Ma è la prima volta sul mio canale. Prima volta, grande onore, la maglietta appropriata per l'occasione. D'altronde io, grandissimo tifoso dell'Inter, vengo chiaramente nel Napoli per parlare di Juve, perché alla fine nella vita comunque, diciamolo, bisogna essere coerenti. Tu sei super coerente con quella maglietta, Io sono già pronto, ho già una mezza idea, sono pronto i due giocatori, aspettando lui, però comunque vedremo poi lungo. Noi sappiamo, comunque vedremo nel corso del video. Ma voglio vedere perché sono curioso, anche perché vanno fatte delle scelte. Perché io parlo con le mie idee, perché io non capisco niente di calcio e quindi io rifaccio la Juventus come io credo che debba giocare. Ah, premesso. Dimmi. Allenatore Massimiliano Allegri, perché lui è il punto fisso da cui ripartire per i prossimi 2 anni per questa Juventus. Criticato, giudicato sotto ogni punto di vista, sicuramente sul campo quest'anno non ha fatto una grandissima stagione ed è oggettivo, perché alla fine un secondo posto, contando la Salernitana e 10 punti in meno, contando comunque che esci dall'Europa League, esci anche dalla Champions e gironi, non è ottimo. Però io lo voglio riconfermare, perché secondo me a livello di società, a livello di gruppo, a livello di spogliatoio, Massimiliano Allegri come gestore è il numero uno in Italia e tra i migliori al mondo. Fateci sapere chiaramente se siete d'accordo con questa affermazione, perché io dubito. Ho avuto tanti tifosi juventini ospiti e in pochi hanno detto questa. Però sono curioso, insomma alla fine è un punto di vista, è oggettivo che Allegri abbia vinto quasi tutto quello che poteva vincere con la Juve. È tornato in un momento in cui la società aveva un problema. Allegri viene e dà una mano a Agnelli, perché per quanto sul campo abbia dimostrato poco, e io mi aspetto di più quest'anno, sono il primo a dire quest'anno Allegri deve dimostrare di più. Se no va bene, se no sarà divorzio, se no ci separeremo e vuol dire che non ha funzionato. Ma questi 2 anni Allegri, se diciamo che non ha fatto niente, sbagliamo. Magari non ha fatto molto sul campo, ma come è tenuto insieme il gruppo, la società, la Juventus quest'anno ha vissuto il periodo più buio dopo il 2006. Stava per crollare, ha cambiato la dirigenza, ha cambiato il presidente, ha cambiato di tutti di più, ha venduto giocatori, ha svenduto, ha cambiato due allenatori negli ultimi 3 anni. Ragazzi, Allegri torna, dice con calma. 2 anni già ha repecificato le acque e comunque è riuscito addirittura a portare l'attenzione sul campo, togliendo l'attenzione alla società. In 2 anni in cui ormai si parlava solamente di società, cioè è riuscito veramente a mettere tranquillità, sembrerebbe così ai nostri occhi, in società. Quest'anno sarà l'anno in cui Allegri deve dimostrare di essere veramente un allenatore capace di prendere la Juventus, di migliorare i giocatori, migliorare la rosa, magari un attimino anche il gioco, e portare a casa qualche risultato. Io non chiedo tanto, io vorrei un trofeo. Non chiedo tanto, vorrei una squadra unita che mi vince la Coppa Italia o il campionato. Conference League spero di essere battuto fuori, io non mi vergogno di essere in Conference League, molto. Io guardo sempre la doppia faccia della medaglia e poi iniziamo. Di solito, cioè, quest'anno l'ho proprio detto sempre, no? Ho detto ok, Allegri ha tutte le colpe del mondo, però è anche vero dall'altra parte che bisogna dirlo, è un po' come si faceva il discorso per Conte, non a livello calcistico ma a livello politico, cioè quello arriva, gli arriva una pandemia, cioè questo arriva, gli arriva la penalizzazione, quello e quell'altro, quello sì, che si dimette, sì. Cioè non è una situazione, è una situazione anomala. Ma però... io te l'ho detto, sì, nel senso io sono convinto che Allegri sia stato chiamato, perché secondo me in società se lo aspettavano, perché uno come Agnelli, la dirigenza, richiama Allegri dal punto di vista che va, secondo me nei prossimi 2 anni avremo problemi e per essere tranquilli e sicuri porto uno che conosce l'ambiente, uno di famiglia, uno che sa come gestire la Juventus, perché uno come Sarri, uno come Mourinho, uno come Spalletti o come Inzaghi, appena arrivavano le penalizzazioni, appena arrivavano qui i punti e il rinvio e i punti, 10 punti prima della partita, 5 minuti prima di scendere in campo arriva la penalizzazione, uno come loro non scendeva neanche in campo, andava in conferenza stampa a fare polemica. Allegri zitto come un signore gioca, poi magari ha giocato male, sicuramente sul campo c'ha il 100% delle colpe, però vediamo il merito che c'è dietro. Quindi secondo me su Allegri io magari sarò un po' troppo di parte, però certe volte si sbaglia a fare un'analisi solamente sul campo, bisognerebbe valutare tutto, secondo me. Poi. Quindi per te questa Juventus riparte da Allegri. Senti, per entrare nel visto che comunque tu sei coerente, aspetta. Allora, per continuare con un piano di coerenza, visto che tanto qua vige la coerenza, io arrivo con la maglia bianca della Roma. Ah, ma aspettavo quella della Lazio, giusto, no, per no. Essere coerente come me. Ok. Ora c'è la coerenza. Abbiamo la coerenza nel video. Adesso possiamo partire. Ora si può iniziare. Detto questo, primo nome, la gente li vede, tu non li vedi, ma tanto te li dico io: Kingsley Coman. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia.
Kings e Coman, eravamo precisiamo, convinti. Scusa Tito, precisiamo una cosa anche per chi, io te l'ho detto ma lo dico anche a chi sta guardando a casa. Allora, la gente deve capire che questi che dico, devi decidere se prenderli oggi. Cioè non è che mi dici ma Coman al tempo con la... No, oggi, Coman oggi, lo riprenderesti? Ovviamente se lo prendi Coman deve giocare, perché gli dai tanti soldi di stipendio, lo paghi tanto, quindi non è che prendi Coman e lo metti in panchina. O lo fai giocare spesso, quindi che ne so, che entra tutte le partite a un certo minuto e gioca tutte le partite, o gioca titolare, però devi fare delle valutazioni su una rosa. Ti chiedo due informazioni: dove gioca adesso e quanti anni ha? Allora, in questo momento Kingsley Coman è ancora un giocatore del Bayern Monaco, okay, che continua ad alzare trofei come se non ci fosse un domani. È un 96, quindi ha 27 anni. Io credo che la Juventus, quando l'abbia lasciato andare, fosse convinta di avere tra le mani un giocatore niente di che. Io Coman a oggi lo riprendo. Ma ti dico una cosa, lo riprendo perché è andato via al tempo. E ti spiego perché. Va via dalla Juventus e fa il salto di qualità. Cioè lui va via dalla Juve, va al Bayern Monaco ed è lì al Bayern che esplode. Noi probabilmente non saremmo stati capaci di farlo esplodere. Cioè, questo per farti capire anche il livello della Serie A, Nel senso che Coman va al Bayern, esplode, diventa un fenomeno, che secondo me Juventus non sarebbe diventato, e quindi adesso lo riprendo. Ma al tempo non l'avrei tenuto. Era giusto mandarlo via, perché era come un Kulusevski. Serviva mandarlo all'estero e poi nel caso riprenderlo. Io Coman lo segno. Coman esterno, per forza. Ma lo riconfermo. Ci sta, ci sta. Guarda, ti chiedo, mentre la gente inizierà a vedere il prossimo nome, quindi faccio anche un po' di hype. Avessi fatto questa... Tra l'altro c'è tutti i giocatori a Tottenham e Bayern, ma vabbè, a parte questo. Avessi fatto questa serie un anno fa, l'avresti... a cosa avresti risposto a Pogba? Io? A me dispiace, ma a me Pogba... No, io non sono un romantico. Io ero contro il suo ritorno, sono contro tenerlo, sono contro dargli la 10, sono contro lo stipendio esagerato che gli è andato... Io Pogba non l'avrei mai ripreso. Come sono stato uno, guarda, io te lo dico, poi non voglio darti questo grande spoiler. No, aspetta, non te lo posso dare adesso. Non te lo posso dare adesso. Non me lo vuoi dare adesso. Pogba però non l'avresti preso. Pogba, io proprio perché non sono un romantico e penso al bene della Juve, io Pogba non l'avrei mai ripreso. E adesso potessi mandarlo in Arabia, lo manderei in Arabia. Perché sono convinto che ci aspetta una stagione in cui Pogba non farà niente. Lo so. Ahimè, mi dispiace perché è un giocatore fortissimo, ma io non l'avrei mai ripreso. Comunque, prossimo nome. De Ligt. De Ligt non lo riprendo. De Ligt, non lo riprendi? No, pompato come un difensore fenomenale. Bremer quest'anno non me l'ha fatto rimpiangere. Per l'amor del cielo, De Ligt è un campione ed è fortissimo. Ma valutando tutto, se mi devo tenere Bremer o scegliere di riprendere De Ligt, tengo Bremer. A oggi tengo Bremer. E lo confermo. Allora, guarda, è una chiave di lettura interessante. Non me l'aspettavo, ti dirò, perché secondo me De Ligt è veramente un grande. Ma perché sì, secondo te c'è così. Onestamente, c'è così tanta differenza tra Bremen e De Ligt a oggi? Allora, non così tanta. Non c'è? Così tanta. C'è, ma non così. Diciamo non così che tanta. Bremer per me è un 8, De Ligt è un 9. Esatto, e soprattutto De Ligt in Serie A ha dimostrato di poter padroneggiare il nostro gioco, in ogni caso la Serie A? No. Quindi alla fine non è che porti, cioè in Germania adesso si trova molto bene, anche perché è un altro stile di gioco, un altro campionato, un altro modo all'interno della squadra, del giocatore. Quindi secondo me uno come Bremer ha più senso dargli fiducia a oggi. Io Bremer, a meno che non mi arriva l'offerta da 60-70 milioni, io Bremer lo confermo. 60 milioni lo faccio partire, perché nessuno è incedibile, nessuno. Okay. Al di fuori di Rabiot nessuno è incedibile. Bisogna vedere però appunto se arriva quell'offerta. Se no lo tengo volentieri. Ok. Allora senti, qui avrei potuto fartelo, lo compro e lo passi 15 anni fa. Avrei potuto farti, lo ricompri e lo passi 5 anni fa. E adesso lo faccio, lo ricompri o lo passi Alvaro Morata per la 14ª volta. Io amo Morata alla follia. Per me è un giocatore sottovalutatissimo. È un giocatore che ogni volta che è stato da noi ha sempre fatto bene, ha sempre fatto il suo. Anche perché è messo in condizione. Una volta a fianco a Higuain, una volta a fianco a Dybala, una volta a fianco a Tevez, una volta a fianco a Ronaldo. Morata è un giocatore che a fianco a un grande campione fa la differenza e fa i suoi gol. Il punto è che in questa Juventus manca un grande campione, un grande fenomeno. Quindi io Morata non lo riconfermo, lo lascio lì. E okay, chiudo la nostra storia d'amore, la nostra telenovela. È finita per Morata, basta. Basta. Allora, prossimo nome, non credo che mi sorprenderai, vediamo, ma non penso. Cancelo. Ragazzi, stai parlando forse del terzino più forte del mondo. Stai parlando di un giocatore. Però anche quello è lo stesso discorso. Al tempo era giusto venderlo. L'affare Cancelo Danilo è stato un affare fantastico per la Juventus. Smettiamola di dire che è stata una cagata.
Perché tu ti prendi Danilo, un giocatore di esperienza, un giocatore che ad oggi è fondamentale nella Juventus, e ti fai 30 milioni di plusvalenza. Non scherziamo. Quello sì, però non l'avrei detto. Cioè, all'inizio era Danilo, all'inizio, non so se ti ricordi, non azzeccava un passaggio, non riusciva a fare una chiusura. Sequel, non so se lo ricordi. Finale Coppa Italia, Juventus-Napoli. Danilo sul dischetto, lo tira. Io perdo la finale contro i napolisti con Danilo che mi sbaglia un rigore. Cioè, tu puoi... Eppure io ti dico, dopo così tanto tempo, l'ho perdonato e io Cancelo adesso lo riprendo, ovviamente, lo riprendo e me lo segno, e come? E me lo porto in saccoccia. Però era giusto farlo partire, perché serviva un giocatore di esperienza come Danilo, anche perché ad oggi uno come Bonucci, a parte portare le borracce in campo, non può fare più un cazzo. Ok, un saluto a Bonucci, Demiral. Un saluto, ciao Leo. Demiral, mi devi dire Demiral, e aggiungo anche un'altra cosa per... Cioè, se tu vuoi mettere Demiral, ad esempio, ti faccio un esempio, tu dici, lo metto Demiral come terzo di difesa, ok? Poi arriva un altro più forte e dici, lo tolgo Demiral, lo puoi fare perché non sai quelli che ti dirò dopo, capito? Ok, devo comunque pensare anche alla rosa attuale, fare un bilancio? Sì, nel senso, comunque, se arriva Demiral, penso che debba giocare titolare lì dove sì, c'è Alexandro Gatti. Nel senso, Gatti, per farti capire, Cancelo di lì, poi c'hai Bremer, Demiral e tengo Gatti in panchina. E Bonucci lo mando con le signore delle pulizie. Ci può stare. Sì, io me lo riprendo Demiral. Demiral era un fan di Cristiano, quindi è mio fratello. Demiral è il mio albero genealogico, quindi Demiral il posto nella Juventus ce l'avrà sempre. Poi posso dire, Demiral era uno dei giocatori con una personalità forte. Cazzo, in campo Demiral ti prendeva e ti sottometteva. Cioè, io non sono un fan del calcio, della classe, della tecnica. Cioè, mi piace, ma non sono uno di quelli che stravede per un giocatore come Neymar o come Leo Messi. Io preferisco la grinta di Mandžukić, la cattiveria di Demiral, cioè la rabbia in campo. Cioè, sono molto più aggressivo e volgare, quindi Demiral in difesa a me piaceva, quindi sì, Demiral. Sono un sacco curioso, perché adesso che tu hai deciso di tenere Demiral, io te lo faccio togliere subito, secondo me, perché ti propongo il Demiral Super Saiyan. Cioè, quello che c'ha la cattiveria, più di Demiral la grinta, più di Demiral che è stato da voi, più di Demiral che è stato dall'Atalanta, come Demiral Romero. No, Romero argentino. Io gli argentini sta sul cazzo. Ma no, ma non, a parte gli scherzi, gli argentini ci hanno stufare di giocare con questa arroganza. Romero, gran difensore, ma per me quando è andato al Tottenham è stato pompato troppo. Anche al mondiale pompato. È forte, ma con Demiral c'è tranquillamente il confronto. E io riconfermo Demiral, perché Demiral gioca per la squadra. Romero è uno di quegli argentini che gioca per il calcio, per fare la classe, il tocco, come Di Maria. Io sono contentissimo che Di Maria si sia levato le coglioni, ma contentissimo. Ma tu lo volevi Di Maria prima che arrivasse? Sì, mi piaceva l'idea di portare un grande campione alla Juventus, perché serviva. Però sapevo che non veniva con la giusta mentalità. Veniva a dire, vabbò, io vengo a fare l'Italia, faccio dei passaggi, due skill, mi faccio vedere, faccio il mondiale e poi me ne vado. Ma adesso stai tranquillo, è andato a Benfica adesso Di Maria. Vedrai come torna un fenomeno. L'anno prossimo il Benfica farà 40 gol. Ma perché è giusto così? Perché è giusto così? Perché ce lo deve mettere in quel posto, farci capire che siamo una squadra di merda. L'anno prossimo, tutti i giocatori che quest'anno lascia la Juve, vedrai come faranno le interviste contro Allegri. Ma sì, ma figurati. Questo è il calcio. Quindi no, Romero, resta pure in patria, te voglio, non te voglio. Tra l'altro ti dico, io, guarda, mi sono preso gli insulti, come di solito fai tu, per Di Maria, perché quando la Juve ha preso Di Maria, io ho detto che secondo me sarebbe stato un acquisto fallimentarissimo, e la gente mi ha insultato, ma per il semplice fatto si vedeva dall'inizio non volesse venire alla Juventus, dai. Cioè, uno che ti dici, 2 anni di contratto, non esiste uno, dai, 2 anni di contratto, non esiste uno, piuttosto me ne vado in Argentina, ma non c'è, ma che cazzo, cioè... Ma allora sì, stai a esatto, casa. Io ti dico, a me è piaciuto solamente l'idea di portare alla Juventus un campione, ma per come è stato preso, per la mentalità, per come si è comportato, per come poi ha iniziato a giocare dopo il mondiale, babbo, yeah. Di Maria, dai, era giusto così. Allora, a questo punto, adesso abbassiamo un pochino il livello, è un secondo portiere, diciamo, tecnicamente, cioè Emil Audero, che è retrocesso con la Samp. Lasciamolo alla Samp, lasciamolo lì qua dove sta Audero, uno dei portieri più scarsi che abbia mai visto nella storia della Juventus. Grazie. No, ecco, a proposito dei portieri, ti faccio una piccola parentesi se posso.
Io sono innamorato di Szczęsny e credo che ad oggi sia comunque il livello di Mike Maignan. Però dovesse arrivare una bella offerta tra i 60 e i 70 milioni, io Szczęsny lo faccio partire senza il bisogno di fiondarmi sul mercato per un primo portiere, perché ci metto Perin, che ha dimostrato di essere affidabilissimo, e piuttosto mi vado a prendere un carne secchi o uno di quelli delle un cranio, così, come secondo portiere. Anche perché il portiere è fondamentale, però 70 milioni non li butterei via. No, è una mossa che ci sta, anche perché avete un secondo che è praticamente un primo. Esatto, Perin, perdonami, dimmi se sei d'accordo, Perin al di fuori del Milan, in Serie A, gioca titolare in tutte le squadre. Sì, sì. Diciamo forse con una a me non dispiace, una, cioè, livello comunque ci sta. Lo so, però io sono anti-interista, quindi vabbè, devo dirlo. Vabbè. Sono anti-interista, quindi no. No, però è vero, cioè, tipo al Napoli per me giocherebbe, me sì. Giocherebbe al posto alla Roma, giocherebbe alla Lazio, gioca tutta la vita. Alla Lazio giocherebbe, anche se poi l'unica in dubbio, okay, l'unica in dubbio è l'Inter, però al di fuori dell'Inter sei d'accordo che nelle altre squadre sì, gioca. Sì, sì, sì. All'Atalanta sì, gioca, minchia. Ma infatti non so che minchia fa la Juve, ti dico la verità. Cioè, nel ma infatti senso, io come, non farei uno mai come Perin poteva già essersi fatto anni di carriera in tutte le big di Serie A, o è innamorato oppure l'hanno bloccato nel contratto che non lo fanno partire perché sanno che è fortissimo. Cioè io mi ricordo che una volta è andato al Genoa. Ma Perin al Genoa è il miglior giocatore di gran lunga. Perin tranquillamente, se lo mette al Napoli, può tranquillamente giocare come primo portiere, cioè, boh. Sì, sono d'accordo. Senti, allora, vabbè, Odero lo lasciamo lì per Fratte. E quindi passiamo a Dejan Kulusevski. Dejan a me piace, però contando che da una parte gioco Man, poi un posto bisogna tenerlo, perché un posto lì davanti va tenuto per forza fino alla fine. Io dall'altra parte mi tengo Chiesa. A meno che non mi arriva un nome ancora più allettante. No, non ti arriva, te lo dico subito. Sono non mi arriva? Sono rimasti, oltre Kulusevski, tre nomi. Dejan... Uno è un centrocampista, uno è un terzino e uno è una punta. No, io mi tengo Chiesa. Mi tengo Chiesa. Confermo Chiesa e lascio Dejan. Okay, ok. Ma ti dico anche perché. Perché Dejan è molto forte, ma non va bene nello stile di Allegri. Non va bene nello stile di Allegri. Non è quel giocatore così rapido e veloce per la ripartenza. Cioè non, io mi ricordo che con noi, quando si ripartiva, troppo frettoloso, perdeva il pallone. Poi magari adesso è migliorato, per l'amor del cielo, però io mi riconfermo Chiesa, Di La Coman. Per il momento dietro c'ho Szczęsny, Cancelo, Bremer, Demiral. Ok? Perfetto? Sì, sì, perfetto. Diciamo che Cancelo, Bremer, Demiral, diciamo, vabbè, Cancelo me lo metti magari sulla... Ma giochi a 4 o a 3? No, gioca a 4 dietro. Gioca a 4 dietro. Per me non... Quindi Danilo? Danilo, nel caso, lo tengo lì come terzino. Danilo può far tutto. Ok, ti dico l'ultimo terzino. Esatto, vediamo. L'ultimo terzino è in realtà... Ah, so chi è. Chi è? Spinazzola. È Spinazzola. Ah. È Spinazzola. Ah. Qui... Qui vai, Spinazzola era un giocatore che mi ero affezionato veramente tanto. Spinazzola mi piaceva veramente. Cioè, Spinazzola gli si vuole bene, non puoi non volere bene a Spinazzola. Io non mi affeziono mai a nessuno, però Spinazzola... Cioè, poi anche lui voleva rimanere alla Juventus, l'ha mandato via, lui voleva rimanere da noi. Io Spinazzola... Danilo, guarda, Danilo piuttosto lo alterno con Bremer, Demiral. Vediamo, gli alterno questi cinque. Metto Danilo, guarda, metto Danilo lo metto sotto tra parentesi. Mm-hmm. Perché alla fine può giocare in ogni ruolo, in tutti e quattro. Quindi alla fine lo farei giocare sempre, Danilo. Però io Spinazzola lo riprendo. Va bene, ci sta. Metti magari Cancelo a destra e Spinazzola a sinistra, che Spinazzola a destra sì, sull'autobus. Cambio. Sì, adesso faccio il problema di Spinazzola è che è sempre rotto, è continuamente rotto. E poi che... lo so. Però è forte. È come Douglas Costa. Cioè, come incidono loro nella partita. Io mi ricordo Juventus Atletico 3-0. La partita sontuosa di Spinazzola. Quindi adesso io ho l'attacco, mi mancava la punta. Portieri, difesa fatta. A centrocampo un pallino, non si muove. Adrien Rabiot. Puoi anche offrirmi Luka Modric. Io mi tengo Rabiot. A oggi nel mondo il migliore che c'è. Perfetto. Manca gli altri due. Perfetto. Io Rabiot non lo tolgo per nulla al mondo, non lo vendrai mai. Tu sei contento che hai rinnovato, quindi? Mamma mia, stai scherzando? Ma sì, ma parliamo seriamente al di fuori degli scherzi. Rabiot non è un giocatore, forse non sarà un campione, non sarà un fenomeno tecnicamente. Però è un giocatore completo. Fa l'attacco, fa la difesa, sa impostare, sa coprire in marcatura, sa colpire di testa, sa fare inserimenti, sa andare sull'esterno, sa giocare nello stretto, sa giocare di rapidità, sa dialogare col centrocampo, sa buttarsi sull'esterno. È un giocatore che sa fare tutto, fisico, veloce, rapido, ma comunque anche con la sua tecnica.
Non sarà un fenomeno del tiro, però sa calciare. Non sarà un fenomeno dei passaggi, però non è scordinato, non è un Matuidi. È uno che comunque con i piedi ci sa giocare. Rinnovarlo per un anno solo mi è dispiaciuto perché l'avrei voluto tenere di più, però piuttosto che mandarlo via oggi, perché a oggi Adrien Rabiot è il giocatore senza un dubbio più fondamentale che c'è in questa Juventus. Allora io ti dico, io non ero molto d'accordo con il rinnovo, ma ti spiego anche il motivo. Per me Rabiot è fortissimo, fortissimo, sono d'accordo con te. Però rinnovarlo per un anno rinvia solamente i problemi. Cioè tu piuttosto dicevi, stringo i denti, lo perdo, piango, però quest'anno faccio giocare tanto Miretti, faccio giocare tanto Fagioli, faccio giocare tanto Locatelli, vado a prendermi magari Frattesi, che è il centrocampista del mio futuro, però tra un anno avrei lo stesso problema e quest'anno giochi la Conference, magari l'anno prossimo giochi la Champions. E tu quest'anno potevi privarti di Rabiot facendo magari giocare Miretti in Conference, l'anno prossimo è più difficile. Sono d'accordo su questo punto di vista. Come mossa è veramente stupida da fare così, anche perché sennò gli chiedevi a Rabiot, rinnoviamo 2 anni e l'anno prossimo ti mettiamo sul mercato, ci facciamo 20 milioni, 30 milioni, quello che è. Così sicuramente è stupido. Però in un momento così difficile, io guardo, tu hai perfettamente ragione, sono perfettamente d'accordo, ma guardando l'altra faccia della medaglia dico, uno come Rabiot a oggi è troppo fondamentale. Cioè se tu mi togli Rabiot dal centrocampo, veramente rischia che la Juventus mi crolla. Perché Rabiot non sembra, ma è troppo fondamentale. Prende il pallone, è ovunque. Poi non sarà un fenomeno, però cazzo, solo fa. A me Rabiot mi ha fatto innamorare. Io, cioè, Rabiot è alla follia. Innamorato alla follia, alla follia. Allora, manca l'ultimo centrocampista. Tu in questo momento hai realisticamente Locatelli in mediana e poi Fagioli altra mezzala. L'ultimo... Quindi ho da una parte Rabiot, quindi c'ho, poi mi gioco un Locatelli Fagioli sotto, okay. E poi ci sarebbe nel caso lui. L'ultimo nome, l'unico centrocampista ancora vivo che avete venduto, perché gli altri erano Vidal, uno l'avete ripreso che è Pogba, un è Pirlo e c'è cioè Bentancur. È l'unico, c'è poco da fare, che ci posso fare, è l'unico... Calcola, oltre a Bentancur c'erano Mandragora, cos'è che è Bentancur? Cos'è che è? Un centrocampista. Sì, va bene. Fagioli sotto in mediana e poi mettiamo Locatelli, dai. Bentancur lo lascio. Vabbè, dimmi che ne pensi di Bentancur, dai. Di Bentancur? Ma già definire un giocatore di calcio è un regalo, eh. No, dal Tottenham è migliorato tanto, però se vuoi fare il salto di qualità di certo non vai a richiamare Bentancur. Cioè, è un giocatore che sa fare il suo se messo nel giusto contesto. Alla Juventus ci sono sicuramente le partite in cui aveva fatto e dimostrato di essere comunque un bel giocatore, ma rispetto al totale è troppo poco. No, non lo confermo per niente. Lascio Fagioli e Locatelli barra Pogba, alla fine lì te li giochi lì, c'hai, alla fine centrocampo c'hai Rabiot, Fagioli, Locatelli e Pogba. Cioè, e anche Miretti in panchina. Ti piace Miretti? Ma Miretti, mi è arrivata voce che lo voglio mandare in prestito. L'ho sentito anch'io. Ho voce abbastanza attendibili che mi dicono che sia Miretti che Baranice andranno in prestito. Vabbè, Baranice è meglio, secondo me, perché sennò Andrea sta fatto cagare. Ma io Miretti lo terrei volentieri, però dipende, perché se c'hai Rabiot, c'hai Fagioli, c'hai Locatelli, magari c'hai Pogba, l'ultimo, sai già chi arriva. Ormai gli è promesso sposo. Ormai arriva, dai. Sergei. Ah, bah, non lo so. Sergei, ma sì, io confido. Sergei arriva. E allora a quel punto, in ogni caso, comunque io adesso mi scrivo Pogba sotto Locatelli, tra parentesi. Ma Pogba lo metto tra parentesi perché Pogba se lo metto titolare dopo 20 minuti già fermo che è scolfiatone, che non cammina più. Quindi in questo momento hai, ok, Chiesa, Coman e manca la punta. Ultimo nome, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, scrivi. Ma come Ronaldo scrivi? Ronaldo a oggi in Serie A è capocannoniere, scarpa d'oro, ti fa almeno 30 gol. Cioè, per farti capire, abbiamo fatto diventare un fenomeno in Serie A un giocatore come Victor Osimhen, che non sa neanche stoppare il pallone. Dai, vabbè, dai. Victor Osimhen è velocità, palla lunga e correre, palla lunga e correre. Se tu metti Ronaldo nel Napoli, quest'anno te ne fa 35. Dai, però ha fatto dei gol tecnicamente spaziali quest'anno. Sì, ma in guerra contro la Roma mette giù un pallone e lo mette all'incrocio. Hai beccato un gol bellissimo. Va bene, un gol bellissimo. Però dai, ma Osimhen è l'anticalcio. No, Osimhen è l'anticalcio. Cioè, io ti dico, un Ronaldo oggi in Serie A, cioè, la differenza in Serie A me la sta facendo Lukaku. Lukaku pesa 120 kg, non si muove, non c'ha più neanche la velocità. A malapena il fisico non è più un pro, non è più un plus, è un malus per lui, perché non si riesce neanche a muovere. Cioè io, a oggi, uno come Ronaldo, se lo assisto da due esterni veloci, rapidi, forti tecnicamente, come Coman e Chiesa,
Ronaldo mi fa il devasto. Ronaldo mi fa il devasto. Se tu poi daresti, magari... quindi cioè daresti via Vlahovic? Ah, beh, sì. Subito. Vabbè, però comunque c'è, cioè, di pensare anche che è un ragazzino, perché c'ha pochi anni, è forte, tecnica. Vuoi lasciare perdere quale che sta facendo cagare? Però no. Cioè, tu comunque c'hai Vlahovic oggi, Ronaldo a 40. Guarda, anni. Ora ti stupisco. Vlahovic è allo stesso potrebbe essere allo stesso identico livello di Erling Haaland. Se tu metti Vlahovic al Manchester City, non vedi più di tanto la differenza. Perché è un giocatore forte tecnicamente, un giocatore forte fisicamente, che si sa muovere nello spazio, che sa colpire di testa, che sa andare a riempire i buchi. Un po' come Alan, che riceve 20 palloni a partita. Magari non fa gli stessi gol, però tre quarti te li fa. Però nello stile della Juventus, tu devi avere un giocatore che si sa adattare e sa giocare in qualsiasi caso. Uno come Ronaldo, che ha giocato in 3.000 campionati diversi, ha vinto tutto il possibile a parte il mondiale, ha vinto qualsiasi cosa, ha giocato con i migliori giocatori e i peggiori giocatori, anche alla Juventus o allo Sporting Lisbona. Ronaldo se lo mette adesso in punta, la Juventus fa la differenza. Lo so, però cioè, passi da avere uno, è uno che tira sulla squadra. Anni, eh. Passi da avere uno che ha 25 anni e uno ce n'ha 40. Cioè, comunque. No, ce Ronaldo, Ronaldo ne ha 38. Se tu lo prendi per due anni, lui due anni te le fa ancora in Serie A ad alto livello. Secondo me, quest'anno che non giochi la Champions, in Serie A e Coppa Italia, uno come Ronaldo potrebbe aiutarti tanto. A parte gli scherzi. Poi, ovviamente, magari lo prendi per un anno, gli dai 15 milioni, ti aiuta prima di tutto con la crescita dei giocatori. Perché magari ti convince a venire qualche giocatore, ti riporta Cancelo, Spinazzola, quelli che è, Di Miralla. Poi c'hai gli esterni forti che corrono. Io sotto Chiesa, tra virgolette, metto anche Kostic, se mi permetti. Metto tra parentesi Kostic, che a me è un giocatore che piace. Tu metti Kostic, comanda Ronaldo, e poi dici Kostic comincia a mettere i cross. E tu c'hai Ronaldo in area, c'hai Coman in area, c'hai Locatelli in area, c'hai Rabiot in area, che vanno a colpire o Pogba. Questo aggiornamento funzionerebbe benissimo, eh. Ronaldo magari, ok, non è più il giocatore che ti fa lo scatto di 40 metri e ti dribbla 4 giocatori. Però vuoi dirmi che in area di rigore uno come Ronaldo non c'è più il senso del gol? No, uno come Ronaldo segna sempre, in qualunque caso. Però io non darei a Vlahovic per prendere Ronaldo, ma non perché, c'è un discorso anche d'età. Poi tu mi dici proprio, tu parti, non sono d'accordo e farebbe gol di Haaland, però vabbè, lasciamo perdere. Però ti dico, cioè, secondo me è forte, ma Haaland è Haaland. Cioè, Haaland per me, l'hai visto al Manchester City, dicevamo al Borussia Dortmund, ma questo dove va? Al Manchester City farà 10 gol, ha fatti 55, miglior calcio, quindi vabbè, però... Cioè, tu comunque pensi che farebbe come Haaland al City, lo dai via per prendere Ronaldo, poi tra due anni che fai? Cioè, non è che puoi andare a riprenderti quello che ci costa 200 milioni. No, ovviamente. Poi sarebbe una scelta drastica, perché comunque a Ronaldo poi dovresti comunque tenere in panchina un giovane. Certo, non puoi mettere Vlahovic in panchina, dovresti magari prendere un Højlund e metterlo lì a fianco a Ronaldo e alternarli un po'. Ma Ronaldo, in un Juventus così, ti ripeto, secondo me farebbe ancora tutta la differenza del mondo, sia a livello di carattere della squadra, che come mentalità, che anche semplicemente come gol, ma come tenere sulla squadra. Tu butti sulla palla, mandi Ronaldo, mandi o Chiesa o Coman a rincorrere, vanno loro due e gli altri possono difendere bene. Cioè, anche nello stile di Allegri, un Ronaldo alla fine, se lo metti contro la difesa dell'Inter, lo metti lì, ti porta sempre via due uomini. Perché? Perché per quanto abbia 38 anni, Ronaldo in area di rigore, a oggi in Serie A sarebbe ancora migliore. Tu dimmi uno in Serie A che ha senso del gol di Ronaldo in area di rigore. E se mi dici Osimhen, me ne vado a casa. Oh. No, senso del gol no. Però secondo me oggi Ronaldo alla Juve, Osimhen al Napoli, Osimhen avrebbe comunque fatto più gol. Non parlo di senso del gol, parlo di essere devastante. Oggi Osimhen è devastante. No, posso essere d'accordo dal punto di vista che secondo me a Napoli avrebbe avuto più occasioni. Ma se tu metti Ronaldo a Napoli, fa più gol di Osimhen. Perché? Perché comunque quella tecnica, quel fisico, magari non c'è più quello scatto, però quella tecnica, quel fisico e quella capacità di stoppare il pallone, Ronaldo ce l'ha. I colpi di testa, Osimhen veramente di gol fisici, di gol di velocità, ne farà 5. Vabbè, Ronaldo quei 5 te li rimpiazza con i rigori e te li rimpiazza con magari dei gol più tecnici che Osimhen non sono venuti. Cioè, un Ronaldo in Serie A oggi, poi si può parlare del fatto che stia calando, sono d'accordissimo. Però secondo me in Serie A oggi fa ancora la differenza. E per questo dico, lo riprenderei a fiancarlo Højlund per uno o due anni. Non tanto per... Magari quest'anno lo fa giocare di più in Serie A e Coppa Italia. L'anno prossimo torno in Champions. Lo faccio giocare un po' di meno, lo faccio giocare di più in Champions. Nelle partite decisive. E nel frattempo alterno con Højlund. Senti, di la verità. Non sei arrivato, avevi già scritto Ronaldo. Prima del video avevi già scritto Ronaldo. Ma perché Cristiano è cristiano, sì. Cioè, tu mi parli di Dio, tu mi parli del più grande giocatore della storia del calcio, tu mi parli del più grande vanto che ho io. Io, dopo essere stato eliminato dal Real Madrid, prima in finale e poi ai quarti di finale, con un rigore che non c'era, dallo stesso Cristiano Ronaldo,
ho tolto al Real, forse più grande di sempre, Real Madrid più forte della storia del calcio, gli tolgo il miglior giocatore della storia del calcio, il suo miglior giocatore. Per me questo è un vanto. Io ho vinto con Real Madrid. Io sono andato al Real Madrid e gli ho tolto il miglior giocatore. E quindi per quanto Real Madrid alla fine abbia vinto tanto grazie a lui, quando la Juventus è arrivata ha bussato e ha detto Real voglio Ronaldo, e loro si aspettavano, vabbè Ronaldo, figurati se fanno sti sfigati. Ronaldo è venuto. Ronaldo, il più grande giocatore di sempre, ha giocato da me, ha giocato nella mia squadra. Io questo per me sarà il più grande. Io ho visto Ronaldo, io ho avuto Ronaldo alla Juve. Cioè, va bene Maradona, ok, ma erano altri tempi. Cioè, è come se, non lo so, il tuo idolo cos'è? Messi? Senti Messi? No, a me piacciono entrambi. Cioè io, Messi. Ipotizza Messi alla Roma. Cioè, No, ma ti capisco benissimo. Ma infatti secondo me, io lo dicevo poi quando... specialmente, io già lo dicevo prima che arrivasse. Io sono un fan di Cristiano dal 2013. Io lo reputo il più grande di sempre dal 17. Quindi per farti capire, io fanatico, ossessionato, perché lo sono dal 17. Figurati nel 18 leggo Ronaldo alla Juventus. Cioè tu immagina me. Cioè io ho fatto 3 anni dove sicuramente, forse in maniera esagerata, sempre con Ronaldo. Io se dovevo difendere la Juventus Ronaldo non c'era confronto. Cioè io ero di lì, ma sempre, perché per me Ronaldo è intoccabile. E quindi te lo riprendo. Ma te lo riprenderei anche a 45 anni e saprei giustificarti il fatto che a 45 anni comunque avrebbe una funzione in questa Juventus. Io Ronaldo lo riprendo e gli do anche 30 milioni. La numero 7 gli dico, torna. Ora, 30 milioni mi sembra un po' too much. No, questa è la formazione. E punta, ci sta Cristiano Ronaldo, il più grande giocatore. Punto, stop. Senti, leggila. La leggiamo. Vai. In porta, Szczęsny, secondo portiere Perin. In difesa, a destra Cancelo. In centrali, Bremer, Demiral, sostituto Danilo. E dall'altra parte Spinazzola. Come terzino mi tengo anche Weah, che abbiamo preso quest'anno, che secondo me può essere buono. Centrocampo, fondamentale, inimitabile, Adrien Rabiot. Dietro metto Fagioli e di là Locatelli, che si alterna con Pogba. In attacco, Coman e Chiesa sugli esterni, con Kostic a subentrare, e in punta, il giocatore più grande di sempre, Cristiano Ronaldo. Beh, però la squadra è buona, devo ammettere che la squadra è buona. Poi ti vuoi mettere un Højlund? E prendi anche Højlund, E ti dico, questa Juventus a gennaio ha già sollevato il tricolore. A gennaio. Senti, ti chiedo una cosa su Ronaldo e poi abbiamo concluso. No, seriamente, beh, non ti chiedo se lo rifaresti vedendo quello che è successo dopo, perché secondo me è giusto che lo rifaresti, e ti dico che in qualche senso lo rifarei anch'io, nel senso comunque che il ragionamento che fai tu lo facevo anch'io, cioè la Juventus, anche avendo poi fallito gli anni dopo Ronaldo, rimarrà sempre con l'idea che tu... c'è un punto che molti trascurano, c'è un fatto fondamentale, un fatto storico che molti trascurano, che ha avuto un'importanza decisiva anche sui conti e sui bilanci, il Covid. E anche il fatto che il Covid ci ha ammazzato, specialmente a società quotate in borsa come noi, cioè la roba ci ha distrutto. No, quello quindi, sì, è vero. Cioè, però in se generale mi il COVID, è bello proprio l'onore di poter dire Ronaldo sì, nella sua carriera. Ma se mi togli il COVID, io magari l'affare Ronaldo gestisco un po' meglio. Anche perché a Ronaldo cosa è mancato? Il fatto di investire dietro Ronaldo e creare una vera e propria squadra. Cioè, secondo me era assolutamente questo il punto. Cioè, tu non puoi prendere Ronaldo e dire vinciamo la Champions. Nel 19 avevi la squadra per farlo. Ti ha fatto la differenza Cristiano fino ai quarti di finale, poi però... se prendi due gol con l'Ajax perché in difesa fai schifo, e cazzi tuoi. Dal 20 è arrivato il Covid, ha cambiato allenatore, cambio tutto, e alla fine è andata come è andata. Cioè. E allora la domanda che ti volevo fare è, secondo te se la Juve non avesse preso Ronaldo, al di là poi del fatto che tu sei contento che l'abbia presa eccetera, questi anni avrebbe fatto, cioè sarebbe magari arrivato a vincere la Champions? Magari investendo quei soldi in modo un po' più sparpagliato, magari rinforzandosi i ruoli un po' più diversi? Contiamo sempre con il Covid, perché non possiamo toglierlo. Sì, intendo l'anno sia l'anno che è arrivato Ronaldo, l'anno dopo, gli anni anche dopo, che magari avrebbe formato una squadra, magari investendo invece che 30 milioni, 5 milioni l'anno, 6 milioni l'anno per giocatore e quei 100 milioni. Se non avessi preso Ronaldo nel 2019, tu mi chiedevi cosa manca a questa squadra per vincere la Champions, io ti rispondevo un top player, un fenomeno, cioè Ronaldo. Ma nonostante ciò comunque non sei riuscito a vincerla, perché... perché non eravamo abbastanza forti caratterialmente. La Juventus ha fatto l'investimento giusto quando ha preso Ronaldo. Bisognava poi assecondarlo. Se tu poi prendevi un top centrocampista, un top difensore per ruolo, in porta avevi Szczęsny, comunque Buffon, ed era buonissimo, poi te la giocavi. Il punto è che tu hai preso Ronaldo nel 19 e sei una squadra così com'era dal 18.
nel 20 hai perso un sacco di giocatori, è arrivato Sarri, hai iniziato a fare dei cambi, robe così. Nel 21 uguale. Cioè, alla fine, il vero motivo per cui abbiamo vinto la Champions è che la Juventus non è stata capace di assecondare un acquisto e un giocatore fondamentale come Cristiano Ronaldo. Cioè, senza Cristiano e ipotizzando comunque soldi reinvestiti in un altro modo, magari ti fai 3 anni in cui arrivi in semifinale, ma non la vinci mai. Ti serve il top player per vincerla, ti serve il fenomeno, però devi metterlo anche in condizione di fare bene. Ronaldo da solo, come chiunque da solo, non può vincere. E allora noi abbiamo finito, io voglio sapere se chi vede da casa il video la pensa come te su Ronaldo, su sono Allegri, molto curioso, aspetto i commenti, li leggo tutti i commenti, scriveteli che vengo a leggerli. Io voglio proprio vedere, mi raccomando, seguite lui in tutti i social del mondo se ancora non lo fate, se vi va, iscrivetevi anche a questo canale, lasciate tantissimi piace per un altro video di questo tipo. Condividete. Ti ringrazio, buon shalala e noi come sempre ci vediamo un prossimo video.